Fedeli e gruppi di preghiera provenienti da tutta la provincia di Catania e non solo a Giarre per la giornata di spiritualità e di fraternità dei devoti di Padre Pio promossa dal coordinamento diocesano di Acireale, la 51esima edizione del tradizionale appuntamento religioso coordinato dall'animatrice diocesana Nerina Melita Rapisarda, terziaria francescana e fondatrice del gruppo di Giarre 52 anni fa. 51 anni, devo dire, di fedeltà a Dio e alla Chiesa. Sono innamorata di Padre Pio, ha cambiato la mia vita e devo dire grazie, grazie per tutto quello che mi ha fatto fare in questi 51 anni. Grazie per aver messo sulla mia strada tanti malati. I momenti clou del sentito appuntamento dei figli del Santo di Pietrelcina nel Duomo di Sant'Isidoro Agricola, vissuti all'insegna della fraternità e della preghiera. Ad aprire la giornata il saluto dell'assistente spirituale diocesano Don Nino Russo, parroco della Chiesa Madre di Giarre. Il nostro territorio è disseminato da statue di Padre Pio, che dice tutto questo, una grande devozione a questo santo originario di Pietrelcina, ma che vive la sua vita a San Giovanni Rotondo e la vive a contatto con le anime, orientando le anime a Dio e poi attraverso Dio spargendo attraverso la preghiera questa spiritualità che è quella del Vangelo. Partecipata alla solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Acireale Antonino Raspanti e preceduta dal saluto di benvenuto da parte del Sindaco Leo Cantarella, presente con buona parte della Giunta, una giornata di preghiere ma anche di testimonianze. La signora Nerina Melita mi ha invitato a tenere una meditazione su Padre Pio Confessore. Volentieri sono venuto anche perché amo tanto Padre Pio, la sua spiritualità. Come diceva lui, Padre Pio diceva sono di tutti, ognuno può dire Padre Pio è mio. E Padre Pio diceva che i gruppi di preghiera sono una fonte da cui scaturisce un fiume. Papa Francesco sottolineava anche che i gruppi di preghiera devono essere il sale della terra, del resto è quello che Gesù ha detto, essere fiume, acqua, lo spirito, essere sale che condisce. Nel pomeriggio la conclusione della manifestazione con la processione da Piazza Duomo a Piazza Immacolata a 40 anni dalla collocazione della statua di Padre Pio.